Buongiorno a tutti, grazie della vostra presenza. Ringrazio il Vice Ministro Nencini. Questa è, caro Riccardo, la terza, la quarta conferenza stampa di aggiornamento del percorso che facciamo insieme. Non sempre l'abbiamo fatta al Ministero dell'Istruzione, oggi in occasione di questa giornata abbiamo fatto trovare anche i manifestanti, ma questa è una cosa che in questo Ministero, ahimè, capita spesso. Voglio ringraziare, oltre ai partner istituzionali del progetto che vedete qui con me e a cui cederò successivamente la parola, anche due istituti, il Liceo Vittoria Colonna e l'Istituto Pellegrino Artusi, che sono entrati nel progetto che conosciamo e conoscete bene tramite il portale Edustrada. Stiamo facendo un bel percorso e devo dire, ma lo vedremo anche dai numeri, siamo molto soddisfatti del lavoro fin qui fatto. Partirei da una fotografia e, come sempre, noi siamo abituati a vedere la fotografia del motivo per cui ormai 4 anni fa abbiamo deciso due ministeri così differenti come il Ministero delle Infrastrutture e il Ministero dell'Istruzione di fare un progetto insieme, di mettere insieme le risorse, le energie, le idee, coinvolgere 6, perché nel tempo sono cresciuto, 6 partner istituzionali, e fare un lavoro, e poi vedremo anche i frutti, sia in maniera quantitativa che qualitativa. Tutto questo perché? Perché il tema della sicurezza stradale in generale, degli incidenti, dei feriti e dei decessi era, e risulta tuttora, drammatico. La fotografia che vedete nel semaforo è la fotografia attuale, con 1623 morti sulla strada, quasi poco più di 116.000 feriti e 82.525 incidenti stradali. E devo dire, sono dati in netta diminuzione, segno anche che c'è stata una cultura e c'è una cultura sulla sicurezza stradale rispetto a 6 anni fa, 7 anni fa, cioè al 2010, quindi una fotografia nettamente in diminuzione, si va dal 17,6% sui decessi fino al 22% e oltre sui feriti e anche sugli incidenti. Ma rispetto alla fotografia è bene anche renderci conto che il 2017, il semestre gennaio-giugno 2017, ha registrato un aumento in controtendenza rispetto all'anno precedente, soprattutto sui decessi. I feriti e gli incidenti sono diminuiti, i decessi sono aumentati. Per questo che voglio sottolineare che tanta strada è stata fatta rispetto anche a questi partner istituzionali che prima avevano tutti i loro progetti e la loro strada. Ci siamo uniti, facendo una cosa che in Italia fanno in pochi, abbiamo unito le forze proprio per affrontare quella che era un'emergenza. E la scuola è sempre in prima fila quando si tratta di collaborare e di dare elementi di educazione, qualsiasi essi siano, ai nostri ragazzi. Però la strada è stata fatta, ma non basta. I dati, le percentuali, non solo quella dei decessi che abbiamo sottolineato, ci dice questo. Corre proseguire. Noi abbiamo unito le forze e i risultati, possiamo tornare indietro, si vedono. Questi sono i dati a confronto e i numeri, quindi questo è un dato quantitativo, l'aspetto qualitativo invece è oggettivo, facendo parlare i ragazzi, gli insegnanti, i dirigenti scolastici e i partner che poi sono gli attori principali dei progetti, ma già sull'aspetto quantitativo la differenza si vede. In questi anni ognuno faceva i suoi progetti, quindi intorno al 2014, successivamente abbiamo unito le forze. Unendo le forze abbiamo aumentato del 68% le scuole che adottano un progetto di educazione stradale e del 57% gli studenti coinvolti. Attualmente siamo a 1138
scuole coinvolte e quasi 185.000 studenti coinvolti, cioè che hanno svolto uno o più progetti di educazione stradale. E sono progetti che sono, come dire, conosciuti sia nel tempo sia come qualità, perché provengono da sei partner istituzionali. E proseguendo vediamo chi sono i partner istituzionali, li conoscete già, oggi parleranno. Questi sono i partner. Quest'anno, quindi il trend e il grafico che abbiamo visto finora riguardava fino all'anno precedente, quest'anno, e ancora, come sappiamo, il percorso scolastico non è terminato, ma le adesioni sono ulteriormente aumentate, sia come scuole, sia come studenti. E la percentuale delle richieste delle scuole è un po' in controtendenza rispetto ad altri progetti, molto concentrata nel sud Italia per il 50%, 30% nel nord e il 20% nel centro. Forse perché in questi anni avevamo sentore e dati statistici, nelle scuole del sud era stato fatto relativamente poco. Questo progetto, che è un progetto nazionale, con un sito dedicato a una piattaforma, disponibile su tutto il territorio, ha aiutato tutti, ma ha aiutato soprattutto le realtà in cui questi progetti, diciamo, dal territorio venivano più raramente. Ogni partner istituzionale presenta attraverso il portale i propri progetti, vecchi o nuovi, rodati o che iniziano il loro percorso, e tante sono le adesioni. Sono adesioni libere da parte delle scuole, rispetto alla tipologia di studente iscritto, dell'età, della necessità, sia territoriale sia rispetto alla scuola di riferimento. Sono molto diversi, un progetto rispetto all'altro. Il sito su questo aiuta molto, perché dà una prima visione del progetto, sarà poi l'insegnante o il dirigente scolastico a decidere su quale un progetto puntare. Sempre su questo versante, allargando un po' il giro, di educazione stradale noi parliamo quasi quotidianamente nelle scuole, e 3 anni fa è nato, appunto, febbraio 2016, un'iniziativa in collaborazione con Polizia Stradale, che ha fatto molto discutere all'inizio, nel 2016, lo dico senza giri di parole, in tanti hanno preso in giro questo progetto, sembrava quasi che gli insegnanti dovessero, i dirigenti scolastici dovessero fare i guardiani, controllare loro le patenti degli autisti o controllare il livello delle gomme. Adesso questi numeri parlano chiaro. È un progetto apprezzato, apprezzato in Italia, ma apprezzato anche in Europa. E questo ci fa particolarmente piacere. Il progetto è semplice: gite scolastiche in sicurezza. La Polizia Stradale opera i suoi controlli sugli autobus, ma la particolarità è la possibilità, attraverso un modulo, dell'insegnante o del dirigente scolastico di contattare direttamente la Polizia Stradale, comunicare ora e luogo dell'inizio della gita scolastica, e la Polizia Stradale effettua i controlli prima che il tutto inizi. Questo ha portato nel triennio 2016-2018, quindi nemmeno nel triennio, 25.819 pattuglie della Polizia Stradale impiegate su questo servizio, 36.649 autobus controllati, e il 65% di questi controlli è avvenuto su richiesta delle scuole, quindi segno che è un servizio apprezzato. E il dato negativo, ma io leggo positivamente, perché vanno letti positivamente, perché sono stati controlli che hanno scongiurato, diciamo, altri episodi, e che 5.368 volte sono state trovate delle irregolarità.
e poco meno del 50% di queste irregolarità sono state trovate su autobus i cui controlli sono stati richiesti dagli insegnanti, cioè dalla scuola. Il 15% degli autobus controllati è risultato con una qualche irregolarità e sulla destra trovate le tipologie di irregolarità. Non sono un tecnico, ma alcune di queste sono preoccupanti rispetto a mandare un figlio in gita. E voglio sottolineare solo le 105 patenti ritirate, come segno che era opportuno e giusto creare questo progetto e fare questi controlli. Guardate che abbiamo inserito, e inseriamo sempre i dati di questo progetto assolutamente innovativo nella presentazione dei dati complessivi dell'educazione stradale, perché questo progetto è educazione stradale, magari indirettamente, ma per un ragazzo, un bambino, un adolescente, vedere un controllo e comprendere l'utilità, a maggior ragione, prima della partenza di una gita scolastica, della cintura di sicurezza, della documentazione o della condizione del mezzo, è educazione stradale. Perché spesso e volentieri sui bambini o sui ragazzi si impara capendo sul campo, non in teoria, non solo e soltanto attraverso una slide. E tutto questo ha portato, insomma, anche a notizie sulla stampa, non voglio dire quasi quotidiane, però diciamo c'è un'attenzione anche a livello nazionale. Questo da una parte fa piacere, dall'altra chiediamo sempre che sia ricordato che il tutto nasce da una preoccupazione di due ministeri, MIUR e il Ministero delle Infrastrutture, e dalla collaborazione con la Polizia Stradale. Cioè non è nato per caso questo progetto, ma è nato all'interno di un percorso più ampio di educazione stradale. In conclusione, ricordo che due anni fa abbiamo iniziato un percorso con una piattaforma, edustrada.it. Questo ci ha aiutato molto anche nell'aumento, sentiremo anche i partner delle scuole che sono entrate in contatto con i progetti, che hanno contattato i partner istituzionali e da lì poi sono arrivati i ragazzi con l'educazione stradale. E la strada non può che proseguire in questo senso e anche come Ministero penso che ci saranno dette alcune novità anche per i prossimi mesi. Il tutto su portale edustrada.it, si possono trovare tutte le informazioni e tutte le novità, e si troveranno tutte le novità, perché quello che non dobbiamo terminare oggi con questa presentazione e anche con questa nuova stagione di governo o del Parlamento è come dire, lasciare la strada, perché rimanendo in tema, i numeri, e torno alla prima slide, ci dimostrano che tanto abbiamo fatto, ma tanto ancora c'è da fare. Grazie. Lascio la parola al Viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti, Riccardo Nencini, che ringrazio ancora una volta perché tutto questo e questi numeri sono stati resi possibili da questa collaborazione e da questa, oso dire, amicizia. Grazie Gabriele, buongiorno. Aggiungo poche considerazioni a quelle già fatte da... In genere si usa la forma pubblica per cui sottosegretario tocca fondi, vice ministro. Siccome siamo amici da piccoli possiamo usare Gabriele e Riccardo senza nessuna retorica e senza nessuna formalità. Ringrazio anch'io intanto tutti i vari collaboratori che hanno partecipato con noi alla stesura di questo progetto e poi lo hanno implementato nel tempo. Ricordava prima Gabriele che quando siamo partiti con la prima conferenza stampa avevamo naturalmente numeri molto diversi, perché come spesso capita un progetto quando è all'inizio raccoglie soltanto i pionieri, poi piano piano se le cose funzionano i pionieri si fanno seguire anche da una carovana che è una carovana decisamente più numerosa. E oggi è una carovana dignitosissima. Chiunque arrivi dopo i due soggetti che vi hanno parlato troverà un lavoro impostato che può naturalmente essere accresciuto, può essere modificato. Il consiglio che possiamo dare, il suggerimento che possiamo dare
e che lo implementi a sua volta, perché i risultati che stanno cominciando a fuoriuscire sono risultati positivi. Due considerazioni. Nel corso di questi anni tutto il tema della sicurezza sulla strada ha subito alcune modifiche. Ne cito due. Il primo è stato la norma sull'omicidio stradale e il fatto che si entri nelle scuole per discuterne è un fatto positivo, anche perché ultimo censimento fatto con molte autoscuole italiane, il diciottenne che va, o diciannovenne o ventenne, che va a prendersi la patente, in molte autoscuole italiane ancora oggi non trova tra i quiz notizia dell'omicidio stradale. Attenzione, perché l'omicidio stradale è una norma che cambia veramente la vita, la cambia anzi profondamente la vita. È una norma così, tra virgolette, rigida, il Parlamento l'ha resa addirittura più rigida di quanto non fosse stata pensata all'inizio dal governo, l'ha molto allargata e l'ha decisamente resa, insomma, lo dico pubblicamente, da un pezzo di un eccesso anche, con un eccesso di rigidità. Però dura lex sed lex, quella è la legge. Va studiata per forza, prima addirittura dei segnali stradali. Perché se uno ci incorre, puta caso che si imbatte in quella norma è in grado veramente di rendervi la vita un inferno. Attenzione, alla base ci sono delle buonissime ragioni, perché si parla di guida sotto stato di ebbrezza, cioè siete ebriachi, come si dice dalle nostre parti, essendo fiorentini entrambi, oppure sotto l'effetto di droghe. E quindi, quali sono i primi dati che noi vediamo? C'è stato un primo lavoro fatto tra la fine dell'anno e l'inizio di questo anno su una serie di discoteche. La norma pare, è un po' troppo presto per dare un giudizio definitivo, però pare che abbia cominciato a sortire alcuni effetti, perché il numero degli incidenti post discoteca subisce un lieve segno meno. Quindi mi piace pensare che la norma sia in qualche modo piano piano venga conosciuta, e quindi se la conosco cerco di non incorrere in una norma decisamente molto rigida. L'altra novità, che apparterrà soprattutto alla vostra generazione, perché il governo italiano ha già firmato un accordo un anno fa, 60 anni di fondazione dell'Unione Europea, della prima Unione Europea, accordi di Roma, noi abbiamo siglato un accordo per l'auto in 10 anni, realizzabile, e ci sono già le sperimentazioni in corso, l'auto senza pilota. Non è una cosa, non è Blade Runner, è una cosa che esiste già. Se andate in alcune città del mondo, Singapore o Hong Kong, ad esempio, trovate dei taxi sperimentali che sono taxi senza l'autista. Vi portano da A a B, salite, pagate naturalmente il dovuto, scendete e trovate una voce meccanica che vi dice arrivederci, buon viaggio, buongiorno, buonasera. Non c'è una figura fisica. Dentro a questi due paletti, che sono un futuro, tra virgolette futuro, perché ormai comincia a diventare sperimentazione anche in alcune città, in alcune zone protette di alcune città europee, fra poco lo sarà anche in Italia, e le cose minime su come si guida, ci sta tutto il lavoro che MIUR e MIT, insieme ad ANIA, Federazione Ciclistica, Polizia, eccetera, hanno organizzato nel corso di questi anni. Il testimone che lasciamo riguarda un punto su cui io mi sento profondamente in difetto, lo dico in conclusione. Il governo aveva preso l'impegno di utilizzare la legislatura che si è chiusa per elaborare il nuovo codice della strada. Una delle modifiche da inserire all'interno del codice era una norma molto rigida per chi usa smartphone, iPad, tutto quello che vi pare, mentre si trova alla guida. I numeri che abbiamo sono numeri letali. Letali vuol dire che ormai il grosso degli incidenti, mentre prima era l'alta velocità,
Oggi ormai il numero più alto degli incidenti deriva da forme diverse di disattenzione che per chi guida con telefoni eccetera eccetera provoca. Siccome c'è un salto di generazioni, cioè per me è più complicato, per chi ha la mia età è più complicato, poi naturalmente rischio di farlo anch'io, l'uso di smartphone eccetera, che ormai è diventato quotidiano, c'è una generazione ormai, che è la vostra, che lo ritiene un appendice della mano e quindi il rischio è peggiore, perché lo ritenete assolutamente normale. È un uso... Alcuni mesi fa una grande università italiana, milanese, che non è la Bocconi, ha fatto due slide che hanno fatto il giro del mondo, che sono da una parte straordinarie e dall'altra preoccupanti, Gabriele, perché hanno messo in mano un libro e uno smartphone a un bambino di un anno. Il bambino con il libro in mano non sapeva come toccarlo. Con lo smartphone il gesto era frum, frum, frum. La preoccupazione è che ritenere un appendice della mano una cosa normale, l'uso di, accelera la possibilità dell'incidentalità stradale. Non serve molto, eh? Quando sei alla guida a 50 all'ora, quindi rispettando anche i limiti, se hai 2-3 secondi di disattenzione, in quei 2-3 secondi che corrispondono a 100, 150 metri, 100 metri, in quei 100 metri può succedere veramente di tutto. Dal gatto che attraversa la strada, nero o bianco non ha nessuna importanza, al pedone che attraversa la strada, a un'auto che ti entra in mezzo alla strada. Quindi questa forma di... il tentativo di implementare servizi formativi come questo si lega anche a considerazioni di questa natura, a forme di attenzione nuove che bisogna prestare perché a fronte di dati positivi, gli incidenti che scendono, ed è un fatto che ci porta in linea con il resto dell'Europa più o meno, ormai stiamo raggiungendo la soglia quasi del 50% rispetto a 10 anni fa, però allo stesso tempo registriamo l'aumento di forme di incidentalità che fino a 5-6 anni fa non potevano essere previste. Oggi ci sono, incidono moltissimo e bisogna provocare un'attenzione per evitare che divengano veramente e decisamente letali. Grazie, buon lavoro. Giustamente Riccardo faceva degli esempi che poi nei progetti che i partner presentano alla scuola sono anche provati, quindi si analizza non solo sul... in teoria ma in pratica con video, con simulatori, proprio l'impatto di un secondo che sembra niente rispetto alla vita di tutti i giorni sulla strada. Adesso passo la parola ad alcuni dei nostri partner istituzionali che da sempre ci hanno seguito nel progetto, fatemi però ringraziare anche gli altri che non prenderanno oggi la parola ma per noi sono sempre fondamentale, la Federazione Ciclisti Italiani, qui ci dovrebbe essere il dottor Maurizio Liuzzi, la Federazione Motociclistica Italiana, e inoltre fatemi salutare anche del gruppo di lavoro, perché dietro a questa conferenza stampa c'è un gruppo di lavoro che mensilmente e da diversi mesi si riunisce, la professoressa Giannini dell'Università La Sapienza di Roma e anche del Ministero dell'Istruzione Paola Favale e Rita Fraschetti. Adesso passo la parola al direttore del servizio polizia stradale Giovanni Busacca che penso ci racconti oltre ai numeri e molte altre cose ma anche il tema del progetto per eccellenza direi a livello nazionale ovvero Icaro 18 e anche del tema gite in sicurezza. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, grazie al sottosegretario Toccafondi, al viceministro Nencini, grazie della vostra presenza e grazie a chi ci segue questa mattina, anche gli studenti, perché
i due progetti e perché questa collaborazione tra MIUR, Polizia Stradale, ANIA e gli arti partner. Perché ormai da molti anni abbiamo capito, abbiamo la consapevolezza che non è più possibile modificare i comportamenti su strada se non si interviene sull'educazione. Non è solo con la repressione che possiamo fermare quella che definiva il sottosegretario una strage. Quindi intanto questa è l'affermazione. Polizia Stradale, come sapete, da più di 20 anni si occupa ormai di educazione stradale e in questa versione abbiamo unificato tutti i progetti, lo diceva il sottosegretario, e abbiamo ricondotto ad unitarietà molte delle iniziative che la Polizia di Stato aveva nel tempo elaborato. Questa è la premessa. Cominciamo dai dati. Sono già stati illustrati. Volevo solo ricordare che il 2016 è il termine di un quindicennio di riduzione degli incidenti stradali, dei feriti e dei morti. Un quindicennio che è partito dal 2001, come diceva il viceministro Nencini, perché anche l'Europa si era resa conto e si è resa conto di questa strage. Abbiamo fatto molto, abbiamo ridotto intorno ad una quota del 46-47% sia il numero dei sinistri, sia il numero dei feriti, che il numero dei morti. Questo fino al 2016. Il dato del 2016 su cui volevo porre l'attenzione, ma non appesantire la discussione, era il dato della percentuale dei decessi per l'intervallo di età tra 0 e 24. Dunque è vero che nel 2016 abbiamo chiuso la gestione dell'incidentalità con 3.283 decessi, ma di questi 467 sono concentrati nella fascia 0-24, che più o meno ci dice che il 15% di tutti i decessi sono nella fascia giovanile, fasce deboli. Quindi il 2016 termina con un grande successo di tutte le istituzioni, ma ci dice una cosa, che all'interno dei decessi, comunque moltissimi, sono quasi 10 decessi al giorno, ci dava un'indicazione di carattere cronologico che noi non abbiamo ignorato. Nel 2017, i dati li avete visti, il semestre Istat indica, lo diceva da ultimo anche il viceministro Nencini, una diminuzione degli incidenti, dei feriti, ma un aumento del numero dei decessi. Questo dal punto di vista della tecnica e delle ragioni per le quali avvengono gli incidenti, ci sta dicendo agli organi tecnici che è aumentato il tasso di lesività degli incidenti e banalmente il tasso aumenta o quando c'è una velocità pura, elevata, o quando si guida con disattenzione o senza le consapevolezze. Sono queste le tre ragioni che il viceministro indicava, e cioè la velocità, alcol e droga, e dell'ultimo che io provo a definire killer senza che nessuno di voi si spaventi, che è la disattenzione. Sul dato della disattenzione molto si sta facendo e a questo tema aggancio il nostro primo progetto. Il progetto è Icaro, è nato 17 anni fa, esattamente nel 2000 con forme differenziate. Siamo arrivati ad un progetto Icaro 2017 molto strutturato, una collaborazione strettissima con il MIUR e con il Dipartimento di Psicologia della Sapienza di Roma, la professoressa Anna Giannini, che anche qui voglio ringraziare. Che cosa facciamo? Individuiamo in tutte le province un campione che è un campione stratificato, omogeneo, di studenti. Scuola secondaria primo grado, scuola secondaria secondo grado. Nel 2017 abbiamo lanciato un tema, il multitasking, che era quello a cui il viceministro Nencini si riferiva. La domanda che ci siamo posti già nel 2017, prima di lanciare il tema, e sul tema far correre il nostro progetto, era quello se si potesse guidare
parlando al telefono, mandando messaggi, mangiando, oppure banalmente sentendo musica con le cuffiette, oppure ancora più banalmente discutendo animatamente con un'altra persona. Questi erano i parametri. Su questi parametri il Dipartimento di Psicologia ha erogato dei questionari prima del nostro intervento, dell'intervento comune, un intervento educativo. Ti spiego che cosa potrebbe accadere se tu fai questo. E poi hanno erogato un secondo questionario. I risultati sono i seguenti. Darò poi qualche numero di riferimento per far capire quanto valgono e quanto pesano dal punto di vista numerico le affermazioni che sto facendo. C'è una buona consapevolezza sul pericolo rappresentato dal multitasking. Quindi il campione di alunni, di studenti, target 12 anni, target 17, sanno esattamente che è pericoloso e immaginano che guidando, camminando in bicicletta, in ciclomotore o nella prima macchina, si espongono ad un pericolo, hanno cioè questa consapevolezza. Una minore consapevolezza è in chi, ad esempio, in macchina o in bicicletta mangia, oppure in chi, pedone, attraversa fuori o dentro le strisce pedonali con le cuffiette. Quindi ci sono i due mondi, la consapevolezza che esiste nel multitasking puro cui si riferiva il viceministro e l'altra che non ha una consapevolezza. L'erogazione dei modelli di riferimento della sapienza ci hanno detto che in sostanza dove c'era consapevolezza è stato molto difficile convincere ad abbandonare la prassi. Dunque chi guida e guida mandando messaggini ha difficoltà a staccarsi dalla comunicazione social, mentre più facile è stato per chi invece aveva comportamenti ugualmente a rischio ma con una minore consapevolezza. Questo campione è stato più incline a modificare il suo atteggiamento. Solo per dare dei riferimenti, ci sono stati 11.772 questionari nel 2017 per l'età media di 12 anni. Il 33% al termine del nostro intervento ha dichiarato cammino in strada e ascolto la musica con le cuffie, il 18% attraverso la strada guardando i messaggi sul cellulare. Invece per le scuole secondarie di secondo grado, l'età media 17 anni, abbiamo erogato e abbiamo posto sotto analisi 10.917 questionari. Il 45% dell'età più alta, quindi siamo intorno, ho detto, a 17 anni e un mese, il 45% dei ragazzi ha affermato e dichiarato di camminare in strada e ascoltare la musica con le cuffie, il 23%, quindi più alto del 18% del target 12 anni, ha dichiarato di attraversare la strada guardando i messaggi sul cellulare. Questo risultato, che è un risultato ovviamente, lo dicevano il sottosegretario e il viceministro, sono stati validati dalla sapienza. Questo è l'elemento in più che ci fa sperare di poter scientificamente, seppur in un lavoro di squadra, riproporre per il 2018, come stiamo riproponendo, il tema della disattenzione. Quindi abbiamo proposto 2017 multitasking, quest'anno riproponiamo disattenzione e la protezione delle fasce deboli. Cosa speriamo di ottenere? Speriamo di migliorare il grado di consapevolezza. Voglio solo chiudere con riferimento al primo progetto, che è in 17 anni. Le istituzioni, non solo Polizia Stradale, le istituzioni hanno contattato direttamente, entrando nel vivo del processo educativo e formativo, più di 100.000 ragazzi. 100.000 ragazzi
che costituiscono per noi un volano straordinario. 100.000 ragazzi solo direttamente, in 17 anni. Non ci siamo stancati, abbiamo l'energia del primo anno, dell'anno 2000. Secondo progetto, è un progetto nato nel 2016, lo diceva il sottosegretario Toccafondi, ed è un progetto più mirato ad interrompere l'azione lesiva. Che cosa vogliamo dire? Che c'è un progetto molto semplice di collaborazione tra noi e i dirigenti scolastici. Ci chiamano, compilano una richiesta, qualche giorno di anticipo è meglio, e se c'è un'emergenza hanno un numero da chiamare. I reparti di tutta Italia della Polizia Stradale sono stati preparati, sollecitati ad intervenire. Qual è il nostro operare? Non facciamo partire l'autobus fino a quando non ci assumiamo noi le responsabilità che l'autobus sia idoneo a camminare e a trasportare e il conducente sia idoneo oggettivamente e soggettivamente a guidare. Ci sono dei risultati straordinari che il sottosegretario aveva timore un po' a definire positivi. Perché? Perché contemporaneamente dimostrano che c'è un bacino straordinario di violazioni, peraltro sconosciuto in queste dimensioni, ma ci dice che la strada è una strada di grande effetto. Qualche numero, assolutamente per non appesantire, del nostro progetto Gite Sicure, che riproponiamo ed è ancora in atto. Questi dati si riferiscono, non li rileggo tutti, al periodo febbraio 2016-febbraio 2018. Anzitutto, quante pattuglie sono state inviate laddove i dirigenti scolastici ci hanno chiamato? Era nella slide, lo voglio ripetere. 25.819 pattuglie. Non è poco. È vero che è un periodo che va dal 16 febbraio 2016 a febbraio 2018, ma immaginate 25.819 pattuglie. Che cosa hanno trovato? 36.600 autobus da controllare, il che equivale a dire 36.600 gite. Gite che noi affidiamo ad conducenti e mezzi e a cui diciamo di portare in giro per l'Italia o fuori Italia i nostri figli. Che cosa abbiamo trovato? Abbiamo trovato 5.368 infrazioni pesantissime, lo possiamo definire, pari al 15%. Quindi possiamo dire che sul totale dei mezzi controllati, 5.368 non sono partiti perché non erano in grado o l'autobus o i conducenti. Sono state fatte vedere alcune delle violazioni. Voglio solo dire, tra queste violazioni ce ne sono di gravissime, diciamo le 26 violazioni di chi guidava senza patente gli autobus dei nostri figli. Della velocità non vi dico niente. Vi posso dire che 41 autobus che erano stati programmati, pianificati, contattati dalle direzioni scolastiche con agenzie autorizzate, 41 non erano coperte dall'assicurazione RCA. Andiamo avanti. C'è la parte dell'alcol. Vi voglio, solo per terminare, raccontare in brevissimo, leggendolo, tre eventi. Fermo. 27 marzo 2016, non faremo nomi e cognomi o la scuola, è la sintesi del nostro servizio il 27 marzo 2016. Quattro insegnanti decidono di scendere dall'autobus dopo che il conducente, guidando ad una folle velocità, aveva distrutto lo specchietto laterale. Scendono i ragazzi, arriva un secondo autobus, caricano i ragazzi. Il primo autobus, l'incriminato, per velocità eccessiva, notata dagli insegnanti, immediatamente dopo, ripartendo con i bagagli dei ragazzi, ha un incidente.
è stato davvero straordinario capire che in quel momento i quattro insegnanti, probabilmente forti della esperienza che era già partita con Polizia Stradale, cioè quello di notare e di non accettare supinamente una cosa che non va bene, una cosa che intuitivamente spaventa, hanno bloccato ed evitato. Vi racconto Verona, 8 aprile 2016. Eravamo quasi all'inizio del progetto. La Polizia Stradale arriva, una bella gita su Monaco. L'autista viene controllato all'etilometro, è in stato di alterazione per assunzione di sostanza alcolica. Erano le 6:30 di mattina, viene fatto scendere, l'agenzia manda un secondo autista. Il 12 aprile 2017, è già passato un anno. Il 12 aprile 2017 a Policoro il conducente di un autobus stava venendo a Roma, viene controllato dalla Polizia Stradale, tasso alcolemico 0,7, è una sanzione, voglio ricordare, amministrativa e non produce un illecito penale, è però vietato guidare, viene sostituito. Anche questo è stato preso di mattina presto. La sanzione è una sanzione amministrativa, va da 700.000 euro a 2.800.000, c'è la sospensione della patente e c'è la decurtazione di 10 punti. Le sanzioni sono poco rispetto a quello che sarebbe potuto accadere se quell'autobus con i nostri figli si fosse messo in viaggio. Anche questo controllo è stato fatto la mattina prestissimo. Ho raccontato questi tre eventi, ne avevamo un elenco molto più nutrito, per dire che il progetto Gite Scolastiche in Sicurezza, che è un figlio recente, il figlio piccolo dei nostri progetti di educazione, è vero che mira sulla parte del controllo, ma solo grazie alla sensibilità dei docenti e grazie alla sensibilità dei direttori e dei responsabili scolastici ha dato questi risultati. Sono risultati, voglio solo ricordare e chiudo con questa battuta, sono risultati in termini positivi, perché sicuramente abbiamo evitato incidenti. Per il futuro cosa c'è? C'è la nostra collaborazione, la squadra è molto forte, è una squadra istituzionale che ha delle idee e abbiamo dei mezzi, ed è una squadra istituzionale che non è stanca di quello che abbiamo ancora fatto. Quindi ci rivediamo per il 2018, gli esiti saranno nel 2018. Grazie. Ringraziamo il direttore del servizio polizia stradale. Chiedo solo, visto che siamo in streaming e molta stampa ci sta seguendo sul sito del MIUR, siccome mi hanno fatto cenno che i primi dati, quelli dello studio con la Sapienza, abbiamo avuto un problema di linea, se dopo può lasciare questi dati, perché ci sembrano assolutamente in linea con quello che abbiamo sempre detto, cioè partiamo da quello che è un'emergenza, che sono i numeri che abbiamo visto, ma sono anche i comportamenti dei ragazzi. Il tema della disattenzione è un tema assolutamente nuovo rispetto alla nostra generazione, per esempio, perché siamo tutti iperconnessi e ahimè questo porta anche alla disattenzione e a quant'altro. Così come voglio ancora ringraziare sul tema gite sicure, perché i racconti veri, reali, non di fantasia, che ci sono stati ricordati oggi, sono l'esempio lampante di cosa produce in positivo l'aspetto dei controlli, e anche sulla consapevolezza di tanti ragazzi che magari sono stati attori non protagonisti, involontari di questi episodi, quanto gli sia rimasto impresso il tema della sicurezza, che poi porteranno nella loro vita personale, ma anche in famiglia e quant'altro. Passiamo adesso alle iniziative e progetti di Automobile Club Italia in tema di sicurezza stradale, quindi lascio la parola al dottor Enzo Leanza, direttore per l'educazione stradale, la mobilità e il turismo di ACI. Prego. Grazie. Saluto e ringrazio il sottosegretario Toccafondi,
il viceministro Nencini, che purtroppo si è dovuto allontanare, e tutti i rappresentanti del tavolo interistituzionale, sia coloro che sono intervenuti o interverranno, sia coloro che non hanno potuto essere presenti. Diciamo, in queste belle occasioni è inevitabile che ciascuno parli delle proprie esperienze, delle proprie iniziative, delle attività, quindi prometto, anch'io lo farò. L'unica cosa che mi piacerebbe cominciare questo così breve intervento, questo ragionamento insieme a voi, focalizzando una cosa. Come in tutti i giochi di squadra, l'importante non sono i singoli, l'importante è il collettivo. L'iniziativa del MIUR e del MIT è proprio ha in sé la straordinaria così, intelligenza di aver colto questa cosa fondamentale, ossia mettere insieme a lavorare persone, soggetti, enti, amministrazioni pubbliche, privati, che operano quotidianamente su questi settori. L'unione, come si è già detto, è evidente che faccia la forza, è confermato anche in questo caso. Ora però vi dovrò infliggere qualche piccolo racconto su quello che è l'ACI, che cosa ha fatto l'ACI, cosa vede l'ACI nel nostro futuro, nel futuro delle nostre famiglie, dei nostri ragazzi. L'impegno dell'ACI per la sicurezza stradale parte da molto lontano, ma prometto non vi farò la storia. Siamo nati nel 1905, quindi potete immaginare che insomma di cose da raccontare ce ne sarebbero un bel po'. Però diciamo la mobilità in auto e non solo, diciamo su gomma, da subito ha denotato la sua pericolosità e quindi da subito l'ACI si è cominciata a interessare di cosa era opportuno fare per contenerla, per cercare di ridurla nella misura più rilevante. Solo così come testimonianza, ma vi assicuro, così non vi voglio tediare oltre, vi faccio vedere ad esempio questo tomo alla mia età, ha 60 anni ed è stato scritto dall'ACI e diciamo con il patrocinio, con la collaborazione del Ministero della Pubblica Istruzione, come si chiamava all'epoca, e parlava appunto dei cicli di studio sull'educazione stradale. A proposito, scartabellando nella biblioteca, che è una cosa che insomma è sempre molto utile, perché è vero quello che dice il viceministro Nencini, che i bambini hanno più dimestichezza con uno smartphone che non con un libro, però vi assicuro che pure guidare un'auto tenendo in mano un libro non è che sarebbe altrettanto privo di rischi. Però al di là della battuta, ovviamente, quello che mi piace così segnalarvi è che andare a pescare nel passato è un buon modo per acquisire chiavi di lettura del presente e del futuro. Ora, sempre nel 1959, l'ACI con il Ministero editava un prontuario per l'insegnamento delle principali norme della circolazione stradale e questo prontuario, termine orribile, veniva aperto con una frase di Giovanni XXIII, che vi voglio leggere solo per farvi capire quanto diciamo circa 60 anni fa si era capito molto del problema della sicurezza stradale e di quanto la componente umana sia decisiva. Qualunque tecnologia è comunque gestita o pensata da un uomo, quindi la componente umana torna e tornerà sempre alla ribalta. Giovanni XXIII, il 17 maggio del 59 in piazza San Pietro, diciamo, parlando a chiusura del secondo concorso nazionale a Cicelle, diceva: non si è detto concorso di istruzione, ma concorso di educazione stradale, affinché riuscisse ben chiaro che le norme di viabilità studiate dai tecnici vengono affidate
al buonsenso, alla cortesia, alla paziente e vigilante applicazione di tutti. Ora, io credo, Giovanni XXIII, il Papa, credo che questo sia un discorso particolarmente noioso, però ci richiama al valore della vita e al valore dei comportamenti. Abbiamo sentito dei dati, delle cifre terribili, veramente angosciose, e anzi mi permetto di aprire una parentesi per complimentarmi con l'iniziativa del MIUR e della Polizia Stradale rispetto alle gite scolastiche sicure, però potrei dire altrettanto per tutte le iniziative che i partner istituzionali stanno facendo e che sono tutte, quelle con più e con meno successo, sono tutte meritevoli. Perché diciamo il fenomeno orribile dell'incidentalità stradale è un mare, un oceano immenso, quindi ogni iniziativa che facciamo, e io non vi parlerò di quelle dell'ACI, mi permetto di disobbedire alle indicazioni del sottosegretario, perché credo che sarebbe noioso, sono sul portale Edustrada, chi poi volesse approfondirle, insomma, con noi, con i nostri automobile club sul territorio, siamo a disposizione di tutti. Quello che voglio dire è che diciamo, l'ACI nel tempo ha fatto moltissime iniziative, continua a farne, cerca di studiare sempre nuove formule, nuovi modi per richiamare l'attenzione, sviluppare una maggiore consapevolezza, perché poi c'è poco da fare, è tutto rimesso al discernimento, alla capacità di giudizio dei singoli, siano essi adulti e siano essi adolescenti, giovani. Non è detto che gli adulti poi siano sempre più consapevoli e più prudenti dei giovani. Il problema è che ognuno di noi ha la propria vita nelle sue mani e, ahinoi, ha nelle sue mani spesso anche la vita degli altri, per cui ragionare quando si è alla guida di qualunque mezzo, scusatemi, anche di due scarpe, perché non pensate che andare in giro come pedoni, essendo distratti, sia meno sicuro, cioè sia più sicuro, pardon. È proprio questo, cioè il tema straordinariamente delicato è quello della attenzione, della conoscenza, della consapevolezza, del senso di responsabilità nel fare le cose mentre le si fanno. A maggior ragione se hai uno strumento come un veicolo a due ruote o a quattro, che è come possedere un'arma che ti può dare una grandissima soddisfazione, un grande piacere, muoversi liberamente, girare con gli amici o per turismo, quello che volete, ma può diventare un'arma micidiale puntata verso di sé e verso gli altri. Due parole, permettetemi, sulla collaborazione tra l'ACI ed il MIUR nello specifico. Diciamo che, come avete visto, la collaborazione tra l'ACI e il Ministero dell'Istruzione risale a tempi antichi ed è attualissima, ultimamente si è intensificata moltissimo, quindi da ultimo abbiamo fatto, diciamo, nel novembre dello scorso anno un'iniziativa con struttura del Ministero, la società Indire, al centro di guida sicura di ACI Vallelunga, un evento in preparazione della giornata mondiale delle vittime della strada. A proposito, approfitto per dire che da quest'anno è anche giornata nazionale delle vittime della strada e si celebra la terza domenica di novembre, quindi sono certo che tutti i partner del tavolo interistituzionale vorranno, come dire, partecipare e realizzare iniziative insieme. Però torniamo al gioco di squadra. Il tavolo istituzionale ha reso possibile portare a sistema le esperienze, le competenze e le capacità di ogni partner. Una straordinaria importanza, un fondamentale valore, una incredibile intuizione è stata quella del MIUR
e se posso citarlo, del sottosegretario Toccafondi in particolare, che ha dato vita al portale Edustrada. Un'idea tanto semplice, per cui ci si domanda ma come non si era pensata prima, però tanto straordinaria e geniale, perché ha messo a fattor comune le conoscenze di ogni soggetto che opera nel settore in attività formative, educative in genere, offrendo alle scuole, agli istituti scolastici, la possibilità di scegliere tra un campionario di cose, individuando soluzioni, modalità, concordando, trattando, parlando con gli operatori che possono, appunto, titolari di questi progetti, dare una mano nella loro realizzazione. Insomma, così si è ampliata enormemente la platea degli istituti che in modo coordinato e comunque con un filo logico che potesse legare tra di loro tutte queste loro iniziative, perché ricordo, ma è di assoluta evidenza, che fino ad allora ognuno faceva delle cose in modo slegato, in modo occasionale. Quindi aver messo, come dicevo prima, a sistema questo complesso di attività è assolutamente meritevole di un grande plauso verso i ministeri che hanno reso possibile questa grande realizzazione. ACI crede fermamente nella bontà di questa strategia, quindi conferma, al di là delle singole attività didattiche, delle singole iniziative, progetti, conferma la totale disponibilità delle proprie strutture, sia a livello nazionale che a livello territoriale. Immagino che sappiate che abbiamo automobile club in tutte le province e anche di alcune strutture specialistiche come il network di autoscuole ACI Ready to Go e i centri di guida sicura che abbiamo già e stiamo ulteriormente implementando sul territorio, perché siamo convinti che a qualunque età la cosa migliore è cercare di comprendere sperimentando, però in condizioni di massima sicurezza. Non c'è miglior insegnamento per nessuno, adolescenti, adulti, anziani, che provare e diventare, diciamo, acquisire consapevolezza attraverso l'esperienza diretta, ovviamente, degli errori di cui si fa tesoro per non rifarli. Vi ringrazio. Ringrazio il dottor Leanza e tutta l'ACI. In effetti io mi ha ricordato una visita di qualche mese fa a Vallelunga, al circuito ACI di Vallelunga, progetto Guida Sicura, e voglio ringraziare l'ACI perché dà un grosso aiuto alle scuole e come sempre io chiedo, se possibile, di fare un altro sforzo, un ulteriore sforzo, perché quello che lei diceva, comprendere sperimentando, è fondamentale, ed è fondamentale soprattutto a una certa età. L'aspetto educativo non può solo e soltanto essere nozionistico, perché non arriva ai ragazzi, e quindi fare un percorso di guida sicura in auto o in moto, sull'uso del casco o sulla guida sul bagnato, tra una nozione e una prova cambia assolutamente la percezione. E quindi ringraziamento per i progetti, per il lavoro fatto e anche per quello che potete fare, soprattutto con i vostri istruttori attraverso i circuiti di guida sicura. Così come ringrazio, vi lascio la parola, il dottor Guidoni, che è segretario generale della Fondazione ANIA, da subito uno dei partner del progetto. Già la collaborazione con ANIA, con il mondo della scuola, del MIUR, dell'istruzione, era già avviato da alcuni anni, ma da subito ANIA ha partecipato a questo strano progetto insieme, due ministeri, sei partner, poi il portale, e devo dire i risultati si vedono. Ringrazio ANIA anche perché questo comprendere sperimentando l'hanno sempre avuto anche loro, soprattutto con i simulatori che io ho potuto vedere in azione anche all'interno delle scuole o in alcuni momenti in alcune piazze delle città. Gli lascio la parola per
i loro progetti e in particolar modo voglio sottolineare i progetti Ania Campus e Neopatentati, solo due dei tanti progetti di collaborazione insieme ad Ania. Prego. Grazie sottosegretario, grazie a tutti per l'invito. Un saluto particolare lo volevo fare al comandante Busacca, che da poco ha assunto questo importante incarico di capo della Polizia Stradale. Sono convinto che lo svolgerà con la grande competenza che l'ha sempre contraddistinto anche in incarichi diversi. Noi con la Polizia Stradale lavoriamo ormai da 14 anni in un rapporto di collaborazione molto stretto e credo che sia stato un rapporto molto proficuo. Uno dei progetti storici che facciamo insieme alla Polizia Stradale, che il MIUR ha avviato prima di noi, è sicuramente il progetto Icaro, che va in giro per l'Italia e che ogni anno porta cultura di sicurezza stradale nelle scuole. Due punti importanti. Il primo sicuramente è che questo progetto ha avuto un grande merito, quello di consentire ai soggetti verso i quali noi ci rivolgevamo di poter avere conoscenza dell'esistenza di alcune attività che magari noi già facevamo congiuntamente ma che calavano un po' dall'alto, dando la possibilità di, come dire, aprirsi con delle candidature a poter svolgere questo tipo di attività. E quindi diciamo che in questo modo i soggetti, il nostro pubblico, diciamo così, di riferimento, ha avuto la possibilità di poter accedere cercando di capire le caratteristiche del progetto e per poi accoglierlo. E questo sicuramente è un grande merito che ha consentito anche a chi questo tipo di attività lo faceva e lo fa sul territorio di avere maggiore dimestichezza, soprattutto nel superamento di tutta una serie di vincoli burocratici che spesso impediscono di svolgere delle attività che hanno una grande importanza dal punto di vista dell'obiettivo che si pongono. L'altro elemento è un po' le statistiche. Chiaramente noi facciamo assicurazione e quindi il rischio, come dire, è un elemento connaturato a chi fa questo tipo di attività e il rischio si valuta sulla probabilità che un evento possa accadere o meno. Ora, i numeri della sicurezza stradale, che noi chiaramente monitoriamo da quando esiste la Fondazione ANIA, hanno dato una prova importante in un calo costante e continuo per un lungo periodo di tempo. Considerate che insomma nel 2001 parlavamo di oltre 7.000 morti, oggi parliamo di circa 3.300-3.200. Stiamo parlando di numeri di una gravità assoluta, perché dietro a ciascun numero ci sono delle famiglie che vedono cambiare completamente la propria vita da un momento all'altro. La professoressa Giannini mi ha insegnato che cosa significa il trauma di incidente stradale ed è un qualcosa che non ha paragoni, perché è un momento in cui ti cambia completamente la vita. In un secondo tu hai una vita che è completamente diversa. Però, insomma, tornando al dato, sicuramente quello che è un po' preoccupante è che questa soglia dei 3.000 e oltre è un po' di anni che sta lì. E chi guarda le statistiche ad un certo punto comincia a preoccuparsi, perché quando un numero fa fatica a modificarsi significa che bisogna introdurre delle politiche di intervento, che sono politiche che devono andare a cercare di essere mirate rispetto ad alcuni segmenti probabilmente e ad alcune realtà. Secondo me noi stiamo non facendo abbastanza su due o tre fronti. Innanzitutto sugli interventi in area urbana. Il 50% dei morti lo fanno le città. L'altro 45 circa lo fanno le strade provinciali e il 5% le autostrade. Quindi il tema è dover intervenire in area urbana in maniera sicuramente più significativa. E qui un po' di gioco lo fanno le infrastrutture e altre situazioni che vengono sottovalutate in area urbana in modo un po' inappropriato. Ci abbiamo pubblicità. l'altro elemento su cui noi stiamo cercando di focalizzare l'attenzione è quello delle due ruote. Allora, su
questo segmento voi considerate che le due ruote, i pedoni e i ciclisti fanno circa il 50% dei morti complessivi. Stiamo parlando di un'utenza vulnerabile, stiamo parlando dei pedoni che nella maggior parte dei casi, circa il 50%, vengono uccisi sulle strisce pedonali, area urbana. Stiamo parlando dei ciclisti, anch'essi spesso in area urbana e che sono utenti della strada non tutelati perché non hanno un abitacolo che li protegge, e stiamo parlando dei motociclisti o dei ciclomotoristi, cinquantini e 50 e oltre, che anch'essi hanno una debolezza nel fatto di non avere una protezione così come lo hanno le macchine. E anche una caduta in area urbana a seguito di una buca da parte di un mezzo a due ruote significa lesioni, e spesso lesioni anche molto gravi. Quindi su questo, secondo noi, bisogna cominciare a fare delle politiche di intervento specifiche che noi facciamo in parte. Lo facciamo per esempio con Ania Campus, che citava il sottosegretario. Siamo partiti da molti anni con Ania Campus, oggi inizia l'edizione 2018 di Ania Campus, che ha trovato le adesioni proprio sulla piattaforma Edustrada, e che si rivolgerà, a parte oggi da Cosenza, e poi starà in Calabria, in Sicilia, quindi nell'area meridionale, a Napoli, si chiuderà a Napoli fra una decina di giorni, e l'obiettivo è duplice: fare un'attività all'interno delle scuole, che è un'attività teorica, ma che va anche ad insegnare, per esempio, ai ragazzi quello che devono indossare quando si mettono in mezzo a due ruote, non basta il casco. Per proteggersi è necessario un abbigliamento che consenta di avere una tutela maggiore del proprio corpo. Il paraschiena, per esempio, salva da lesioni spinali che sono molto ricorrenti in questo tipo di incidentalità. E poi andiamo su strada, quest'anno con gli istruttori di Vallelunga, con gli istruttori dell'ACI, a fare dei corsi di guida per le due ruote. Allora, io ho assistito a molti di questi corsi. La maggior parte dei ragazzi che più o meno hanno la vostra età, 14-15 anni, che montano su un motorino per la prima volta, quando fanno la curva vanno per terra, non hanno la capacità di tenere in piedi un motorino a 10 all'ora. Quindi sicuramente c'è un fattore di inesperienza e quindi c'è la necessità di fare dei corsi che, oltre ad insegnargli a stare in piedi, gli insegnino a come destreggiarsi in condizioni di traffico urbano che spesso sono molto pericolose. Quindi gli insegniamo a come prendere una buca, che spesso è inevitabile, pensate al centro di Roma, come fare una frenata d'emergenza, come cercare di destreggiarsi appunto in condizioni di pericolo. Quindi non soltanto delle nozioni necessarie per guidare un mezzo a due ruote, ma anche delle informazioni che sono necessarie per evitare delle situazioni di pericolo. Dal 2007 facciamo questo. L'abbiamo iniziato questo progetto perché prima si passava dalla bicicletta al motorino senza dover avere la necessità di fare un esame per prendere il patentino, quindi noi abbiamo cercato di far capire che questo non era plausibile. È stato introdotto prima l'esame orale, adesso c'è anche l'esame pratico, e oggi c'è la necessità di insegnare ai ragazzi ad affrontare le condizioni di pericolo. Insomma, credo che avremo formato 15-20.000 giovani, ma non è ancora abbastanza, perché per esempio nel corso del 2016 la mortalità sui cinquantini, in controtendenza con la mortalità generale, è aumentata di oltre il 10%. Quindi c'è un tema sul quale non si riesce a risolvere il problema e sul quale noi dobbiamo andare. L'altro aspetto, dove le cose vanno un pochino meglio, perché diciamo, quando noi abbiamo iniziato a fare l'attività sui neopatentati, i morti che al di sotto dei 30 anni erano circa 1 su 3, oggi sono meno di 1 su 4, chiaramente ancora pensate insomma di che numeri stiamo parlando, però l'incidenza percentuale diminuisce, probabilmente diminuisce perché c'è una maggiore formazione, educazione. I ragazzi come voi che oggi hanno una attività di educazione stradale arrivano a 18 anni che quantomeno hanno una maggiore informazione e sensibilizzazione su queste tematiche, e oggi diciamo che il guidatore designato, quello che si impegna a non bere per portare tutti a casa e lo fa a turno nei vari sabato sera, sicuramente è una pratica molto più diffusa di quanto non lo fosse 10-15 anni fa.
però anche sui neopatentati noi cerchiamo di fare un'attività specifica. Ne abbiamo formati circa 40-45.000 in questo periodo, abbiamo utilizzato la piattaforma Edustrada anche in questo caso, e lì noi utilizziamo i simulatori di guida, come diceva il sottosegretario, che sono dei simulatori che consentono di provare in maniera fisica che cosa significa guidare in stato d'ebbrezza, perché simulano le condizioni di guida in stato d'ebbrezza e quindi fanno rendere conto di che cosa significa guidare in condizioni normali e che cosa significa guidare dopo aver bevuto un tot di alcol. Le condizioni cambiano completamente, la capacità di reazione ad un pericolo è ritardata e la capacità di avere cognizione di come bisogna affrontare la strada è sicuramente molto alterata, e noi facciamo rendere conto ai ragazzi che cosa significa. Poi ce ne prendiamo un po', circa 1.500, 1.000, 2.000 l'anno, e li mandiamo a fare un corso di guida sicura su varie piste, diciamo così, che consentono di avere delle aree protette dove fare questi corsi e dove insegnare a chi ha 18, 19, 20, fino a 25 anni come bisogna affrontare determinate situazioni, per esempio la strada bagnata, la curva troppo curva, la frenata fatta con l'ABS e tutta una serie di altri esercizi che fanno rendere conto come per esempio a 30 km all'ora se non si prende bene una curva si fa un testacoda. Quando questo testacoda lo si fa in una condizione protetta succede poco, anzi forse uno si diverte pure perché c'ha l'istruttore accanto e sembra una figata, ma quando questo testacoda si fa su una strada normale le conseguenze possono essere molto pericolose e vi garantisco che a 30 km all'ora il testacoda si fa, esperienza personale, quindi non pensavo che questo fosse possibile, in realtà è così, quindi i ragazzi che fanno questo tipo di esperienza la fanno direttamente, hanno la percezione che la guida è una cosa seria e che quando ci si mette al volante bisogna fare quello, non bisogna fare altro. Insomma, è inutile che vi dica del telefonino, tanto siete bombardati, nonostante ciò io vedo gente sul motorino che manda i messaggi, quindi ormai è diventato un modo di fare che probabilmente dovrà portare a delle modifiche normative, come è successo in alcuni altri paesi. Quindi diciamo che tutta questa attività che noi facciamo da molti anni, fatta come sistema, come insieme di soggetti che in qualche modo su diversi fronti riescono a intervenire su quel segmento di popolazione che chiaramente è più interessato dalla incidentalità stradale per le conseguenze, per l'inesperienza, per la convinzione che tanto io sono Vettel e quindi figurati se io posso subire un incidente, oppure sono Rossi se vado su un mezzo a due ruote, in realtà tutta questa attività fatta tutti insieme probabilmente qualche risultato positivo lo sta portando e quindi secondo me la strada è quella giusta, siamo sulla buona strada, come dice il logo del Ministero dei Trasporti, e quindi su questa strada intendiamo continuare per cercare di rendere l'incidentalità sempre meno grave e sempre meno quantitativamente numerosa. Grazie. Grazie al dottor Guidoni e Ania. Devo dire che rispetto anche ai partner istituzionali, i nostri partner come MIUR e MIT sono questi. Abbiamo fatto una scelta chiara rispetto anche a tanti altri soggetti che liberamente stanno sul mercato dei corsi di guida sicura o altro, ma noi siamo stati su partner istituzionali e vogliamo rimanere. Noi abbiamo anche una, come mondo della scuola, dell'istruzione, una grande collaborazione con associazioni territoriali, associazioni che quasi sempre sono nate a seguito di un lutto, qualche ragazzo che muore su incidenti stradali e la famiglia, gli amici creano un'associazione, una fondazione che hanno lo scopo proprio di raccontare e di fare educazione stradale. Noi collaboriamo assolutamente con le tante associazioni territoriali, ma sui progetti collaboriamo e vogliamo proseguire la nostra collaborazione con i partner che avete oggi sentito e che ormai conoscete.
Per gli sviluppi, anche rispetto, perché non ci fermiamo, come abbiamo detto, rispetto al sito, al portale edustrada.it, lascio la parola per le conclusioni al dottor Sciascia, che è dirigente qui del MIUR, l'ufficio terzo, che proprio si occupa anche del tema di educazione stradale. Prego. Buongiorno a tutti, grazie sottosegretario, grazie ai partner intervenuti, agli studenti, ai docenti che sono qui, e un saluto affettuoso ai colleghi del gruppo di lavoro, con quale, insomma, ecco, è stato detto anche dal dottor Leanza, si è creato davvero un clima di collaborazione e di progressione insieme, insomma, quindi un contesto lavorativo, insomma, che ci soddisfa tutti quanti. Allora, sì, si è parlato di un progetto semplice, questo di Edustrada, ma che è risultato molto utile alle scuole, quindi andiamo senz'altro a implementare questa piattaforma, diciamo, andiamo a implementare quest'idea, no, di fare in modo che le scuole siano un po' guidate, si crei una rete di scuole che partecipano ai progetti istituzionali promossi dai partner. Quindi la piattaforma è uno strumento, ma dietro chiaramente c'è un'idea di coordinare questa attività delle scuole che, come è stato detto da chi mi ha preceduto, si è sempre stata fatta negli anni, nel tempo, però insomma in modo un pochino, diciamo, ogni scuola ha partecipato al progetto che voleva. Come MIUR avevamo avuto, diciamo, ora abbiamo il polso di quello che succede, di quali sono le adesioni, di come stanno andando l'attività delle scuole, e lo vogliamo sviluppare nel senso di avere anche un ritorno dalle scuole in termini, diciamo, di gradimento del progetto, di miglioramento, un po' più complicato, di miglioramento in termini di comportamenti stradali, perché chiaramente è un qualcosa che si può monitorare a lungo termine, però è uno degli obiettivi anche degli sviluppi della piattaforma creare un sistema di monitoraggio e di ritorno di gradimento che poi può essere chiaramente utile a tutti i partner per sviluppare e diciamo, come dire, aggiustare meglio alle esigenze i progetti. E, ecco, allora, quindi piattaforma che raccoglie i progetti dei partner che partecipano al progetto, le scuole, come sapete, si iscrivono online, noi abbiamo un sistema, ovviamente attraverso un'iscrizione online, abbiamo un sistema abbastanza semplice di monitoraggio e di risposta alle richieste che fanno le scuole. Adesso questo è stato, insomma, la partenza della piattaforma, si è sviluppata questi anni, ora vogliamo cercare di aprire questa piattaforma ai progetti alle esperienze che le scuole fanno, al di là anche di quelle che sono l'adesione a quello che gli viene proposto dalle istituzioni. Questo è importante per capire ciò che succede sul territorio, per cercare di recepire, come dire, di individuare le migliori esperienze e di recepirle, magari di migliorarle, di farne anche qui un qualcosa, insomma, che può essere poi replicato. Ecco, con questo obiettivo stiamo aprendo questa seconda pilastro, come dire, della nostra piattaforma, permettendo quindi alle scuole di presentare loro stesse i progetti che hanno sviluppato anche gli anni passati. Quest'anno abbiamo indetto un concorso insieme con tutti i partner, di cui si è fatta promotrice il liceo Vittorio Colonna, un concorso diretto a tutte le scuole d'Italia, il cui obiettivo era proprio quello di invitare gli istituti a presentare i progetti che sono stati fatti anche, insomma, in un recente passato. Abbiamo avuto, devo dire, una buona risposta, insomma, in tutte le regioni d'Italia, insomma, ci sono state una serie di adesioni, insomma, poi in particolare
la Puglia, ecco, hanno risposto un maggior numero di scuole in Campania, e ora una commissione sta valutando questi progetti e ci saranno poi dei vincitori, ci sarà una premiazione, ma comunque insomma verranno valutati proprio come esperienze educative da una commissione fatta da esperti, in cui partecipa, ecco, anche l'Università La Sapienza, quindi un supporto scientifico importante, e diciamo le migliori esperienze poi verranno, oltre che premiate, anche pubblicate sulla piattaforma e quindi messe a disposizione per poter essere sviluppate, studiate e diciamo anche conosciute da tutte le altre scuole. Ecco, questo è un percorso che si avvia quest'anno e che nel nostro obiettivo è quello di sviluppare sempre di più, quindi di avere sempre più ampia questa rete di scuole interessate e diciamo entusiaste, diciamo, no? Insomma, quello che stiamo cercando di fare è proprio trasmettere